Queste sono ore sicuramente di grande apprensione per tutti noi, alla luce di quelli che sono i controlli che abbiamo messo in campo e stiamo mettendo in campo con l'ASP per poter controllare a tappeto tutti quelli che hanno avuto dei contatti con il focolaio sicuramente di Ragusa e di Scicli, e specialmente sul mondo dei giovani. Quindi due casi si sono riscontrati, sono stati di situazioni asintomatici sulla nostra città, e questi due casi sicuramente ci mettono in apprensione rispetto a quella che è la vita che si è svolta in queste ultime settimane. Quindi l'invito che facciamo a tutti è quello di utilizzare le mascherine e sicuramente il distanziamento sociale. Quindi si può continuare benissimo la vita normale come si è fatto, però dobbiamo stare molto più attenti rispetto a come è stata negli ultimi giorni. Sicuramente si era abbandonata completamente qualsiasi forma di distanziamento nella nostra città. Io quello l'invito che faccio è tornare di nuovo in quella possibilità delle misure, delle norme di igienici e di distanziamento che sicuramente hanno fatto la differenza nella nostra città nei mesi scorsi. Noi abbiamo fatto delle ordinanze, specialmente nell'attività commerciale, quella di utilizzare e indossare la mascherina anche in prossimità. Quindi il fatto che non solo all'interno dell'attività commerciale, ma anche fuori, quando vai per consumare, indossare la mascherina e poterti proteggere, e poi successivamente toglierla quando tu consumi pasto o consumi le proprie bevande. Quindi questo è quello che noi chiediamo in questo momento. Poi la vita continua e deve continuare normalmente per tutti, ma la cosa più importante in questo momento è cercare di limitare al massimo quella che è la possibilità degli assembramenti, senza che vengano utilizzate quelle misure di contenimento, uno su tutto l'uso della mascherina, che in questo momento è più importante che mai.